Quando stai male, ti devi sfogare. Urla. E per sfogarmi ho pensato bene di scrivere stronzate contro il destino, che spesso non è carino con noi, soprattutto quelli come me che fanno parte di questa generazione sfigatissima. E quindi ho cominciato a scrivere sul mio profilo personale le cose che in realtà leggete attualmente anche sulle pagine di Pina, cioè pensieri random contro gente random per ridere magari sì. A un certo punto le persone mi aggiungevano sul mio profilo personale sconosciuti, orrendi. Vai a seguire le pagine di Pina, non vai a seguire per forza una cosa che ti fa ridere, perché se io sono intavolato nero o ce l'ho col mondo per qualcosa o mi è morto il cane, io scrivo una roba tristissima, perché io non sono le Perentina, io sono io, e quindi se tu segui le Perentina segui Andrea Pina, che con le pere di Pina tendenzialmente fa ridere, ok, però se io sto male, dico che sto male, non voglio essere un personaggio, non sono un prodotto, sono io, quello non ti piaccio, dislike. Io mi sono molto arrabbiato con lui quando mi ha detto il titolo del libro, perché per me doveva essere L'amore ai tempi della merda, ed era una roba incredibile. L'editore era quasi d'accordo, poi alla fine quando non c'era l'ultima riunione avete cambiato tutto, però va bene lo stesso. Allora, questo uomo che ormai si chiama Le Penne di Pina, cioè secondo me è quello lì, poi devi cambiarlo anche sulla carta di identità, è veramente un bastardone, adesso vi spiego perché. Devo dire io che nella mia vita ne ho combinate un po' di tutti i colori, e in special modo l'universo femminile, anzi guarda, devo prendere ancora qua dentro, per cui mi è capitato spesso e volentieri di comportarmi un po' male con l'universo femminile, e di questo chiedo scusa a tutte le donne presenti, anche a tutte quelle che sono le donne del mondo, anche perché poi la donna è la parte bella di questo mondo, lo dico perché lo credo veramente. Un applauso, grazie, un applauso, grazie. Un giorno, 2 anni fa, adesso vado a recuperare il mio cellulare perché me lo sono preso, perché un giorno, 2 anni fa, una ragazza con cui stavo mi scrive una frase di una cattiveria allucinante. Ci sono rimasto veramente, veramente male. E vabbè, poi faccio finta di niente, dopo 2 giorni come tutti i maschi, dopo 2 minuti come tutti i maschi, mi dimentico di quello che mi aveva scritto e vado avanti con la mia giornata, finché dopo 2, 3 mesi, 4 mesi capito sul Facebook di questo uomo qua, e mano a mano vado avanti con le fotografie di frasi che mi facevano parecchio ridere, incappo in quella frase che era questa: la speranza è l'ultima a morire, per cui muori prima tu. Questa era la frase di questa donna. A quel punto niente, vabbè, sono andato avanti, ho detto vabbè, insomma, ho rubato questa frase a questo giovane che non l'avevo ancora incontrato. Dopo ho avuto la fortuna di incontrarlo. Quanto tempo fa ci siamo incontrati? 5-6 mesi fa, grazie a mio cugino Stefano, che è sempre molto attento all'universo digitale. E la cosa che mi ha impressionato di questo ragazzo, che proprio lui riesce a sintetizzare nel 2015 il pensiero amore, che può essere fatto dall'A, quindi la parte bella, la parte sincera, la parte romantica, la parte dolce, e la Z, che è anche la me, cioè anche la parte, diciamo, un pochino più pesante.